Se ti va possiamo trovarci ogni tanto. Magari anche oggi pomeriggio, finita la scuola, puoi venire a casa mia. Oh, mi piacerebbe tanto, ma oggi pomeriggio Kitty mi porta a fare shopping. Oh, ma non importa, dai! Verrai a casa mia un'altra volta. Poi mi farai vedere che cosa hai comprato. Adoro fare shopping. Questa è la mia prima volta. Non ho mai fatto shopping in vita mia. Sono molto emozionata. Sai, ho saputo la tua storia. Mi dispiace tanto. Non sapevo se parlartene. Perché non vorrei sembrare indelicata, ma... beh, è su tutti i giornali. E quindi Kitty è la tua mamma. Ma non riesci ancora a chiamarla mamma? La chiami Kitty? Oh, ecco. Preferirei non parlarne per ora. Perché sono confusa. Ma certo. Anzi, scusa se te ne ho parlato. Ma non volevo fare finta di nulla. Ma povera Elisa. Io mi vergognerei tantissimo fossi in lei. Perché dici questo? Che cosa è successo? Tu sei l'unica a non saperlo, Billy. Dai, ma dove vivi? Non li leggi i giornali? Insomma, sua mamma... beh... o dovrei dire la sua finta mamma è ricercata dalla polizia. Ed ora Elisa vive con la sua vera famiglia. E perché dovrebbe vergognarsi, poveretta? Non è mica colpa sua. Anzi, povera. È stata cresciuta da una criminale. Ma ci pensi? Sarà uguale a lei. Ma cosa dici? Amalia, no. Mi dai un po' troppo spesso contro, Billy. Sei o non sei la mia migliore amica? Voglio te tenerla d'occhio. Per me è come sua madre, Lizzie. Ma poi hai detto che non è la sua vera mamma. Già, ma lei la considerava la sua mamma. Ora, aspetta, voglio saperne di più. Ehi, Elisa, posso parlarti? Amalia, non si fa. Devi essere più discreta. Lucas, dai, che cos'è questa moscezza? Ci vuoi dare dentro? E anche tu, Giustino? Allora? E un, e due, e un, due, tre. Scusatemi, non vorrei interrompere qualcosa di importante. Elliot, cosa vuoi? Ci stai interrompendo? E un, e due. Baby Neon, molla il microfono. Quel microfono è anche mio. E sei sempre tu lì con quel microfono. Adesso basta. Devi lasciar cantare anche gli altri. Ossia io. Bello. Non so che idea tu ti sia fatto, ma la scena è mia, mio caro. Mamma! Figuriamoci, portati un microfono da casa. Signor Ney? Che colpo basso, chiamare il signor Ney. No, questo microfono non te lo do. Ma allora, che cosa sta succedendo? Elliot, cosa succede? Ecco, i giochi presenti in questa scuola non sono forse di tutti? O sono proprietà esclusiva di qualcuno? Tutto qui è di tutti, ma certo! Allora posso usare quel microfono? Baby Neon non me lo fa usare. Ed è sempre lei attaccata a quel microfono, non è giusto! Lo dirò ai miei genitori. Ah, che seccatura. Però in fondo hai ragione, Baby Neon! Lascia quel microfono un pochino anche ad Elliot. Seccatore. Oh, Amalia. Stefani, posso parlare in privato con Elisa? Sono questioni private. Oh, per me non c'è problema. Può restare. No, preferirei parlarne in privato. Oh, beh, d'accordo. Vado a giocare con mia sorella. Miki! Allora, Amalia, che cosa c'è? E così ho saputo che tu e Giustino siete fratelli. Sai, non l'avrei mai detto. Avrei scommesso ci fosse qualcosa di romantico tra voi due. Oh, ma tu non sapevi di essere sua sorella. Oh, mi spiace. Già, non lo sapevo. Ecco, mi sono ritrovata in una situazione un po' strana. Già, tua mamma è una criminale, vero? Oh, scusami, dovrei dire la tua finta mamma. Che sbadata. Oh, beh, presumo di sì. Insomma, mi hanno raccontato quello che ha fatto e... sì, non si è comportata bene. Ed ora è ricercata dalla polizia. In pratica ti ha abbandonata, vero? Ti ha lasciata lì tutta sola. Povera Elisa. Già... mi sono svegliata che lei non c'era più, ma c'era la polizia e poi... Amalia, adesso basta! Smettila!
Che cosa sta succedendo? Perché mia sorella piange? Cos'è successo? Elisa, stai piangendo. Ma perché? Che cosa ti ho detto? Non è forse la verità? Scusatemi. Amalia, che cosa le hai detto? Nulla, solo la verità. La verità fa male, eh? Giustino, ora non ho tempo per te. Elisa, Elisa! Amalia, perché ti sei comportata così? Non è stato bello. L'hai ferita. Ma no, non l'ho ferita, sta fingendo. Ti devo ricordare che è figlia di una criminale. Lo sai che la situazione è complicata. Come posso esservi utile? Ecco, sono qui per mia figlia, Elisa, e dobbiamo rifarle il guardaroba. Piccola Elisa, come sei fortunata. Rifare il guardaroba è davvero una gioia per ogni ragazza. Allora, da dove iniziamo? Beh, ad Elisa serve tutto. Un pigiama, un costume, insomma, almeno le cose fondamentali e poi i vestiti per tutti i giorni. E magari qualche vestito elegante, insomma, siamo nelle tue mani. Siete nel posto giusto. Sei davvero graziosa, Elisa. Ti starà bene ogni cosa. Io direi di guardare subito i nuovi arrivi. È inutile guardare le vecchie collezioni. E beh, pensando ai colori di Elisa, penso proprio che questi facciano al caso suo. Vorrei concentrarmi su ciò che le sta al meglio. Assolutamente, ci affidiamo a te. Beh, grazie. Questa è la prima volta che faccio shopping. Oh, Elisa, non è mai troppo tardi, vedrai. Poi non la smetterai più. Direi che come costumino potremmo osare con questo. Pigiamino, mutandine carine con una piccola canottierina. Questo è un abitino abbastanza elegante. Opterei per l'argento per Elisa. E qui, beh, abbiamo tantissimi abiti proprio per tutti i giorni, scuola materna, insomma. Anche per fare shopping. Allora, si va in camerino. Ma come sei graziosa, Elisa. Ti sta un incanto, un amore. Questo costumino con le ciabattine colorate che spessano un po' la monotonia del costume. Lo adoro. Allora, che ne dici, Elisa? Ti piace? Tra poco andremo al mare. Un costume ti serve? Mi piace tanto. Davvero. Lo trovo fantastico. Ah? Ciao, Elisa. Guarda che c'è, Elisa. Oh, e voi cosa ci fate qui? Ma vi conoscete? Ma potevi dirmelo prima. Billy è mia figlia, ma siete compagne di scuola. No, Kitty, ti faccio uno sconto in casa, allora, assolutamente. Ecco, devo andare al bagno. Amalia. Elisa, ma che cosa le ha preso? Scusami, ecco, sarà meglio che io vada da mia figlia. Ecco, prendo tutto. Per favore, fammi il conto, vengo subito a pagare. Billy, cosa sta succedendo? È successo qualcosa? C'è qualcosa che devi dirmi? No, mamma, nulla. Non lo so perché se n'è andata. Forse era in imbarazzo. Ne parleremo a casa. Intanto le faccio il conto. E le farò anche uno sconto. Come al presentimento che voi due abbiate combinato qualcosa. Riposati e stai al caldo. Forse hai preso freddo, perciò ti è venuto mal di pancia. Dai, questa sera per cena una bella minestra. Ah, meno male, non hai la febbre. Vi vengo a chiamare quando è pronto. Ehi, Elisa. Dai, con me puoi anche non fingere. Lo so che non hai nessun mal di pancia. Dai, a me puoi dirlo. Sono tuo fratello. Che cosa è successo? No, è vero, non ho mal di pancia. Ma non mi sento bene. Ma ecco, oggi a scuola Amalia ha detto delle cose non belle su mia mamma. Lo so, non è mia mamma, ma la consideravo tale. E Amalia ha detto che è solo una criminale. Amalia è una stupida. Però ha detto delle cose vere. Insomma, lei mi ha abbandonata. Mi sono svegliata che lei non c'era. Mi ha lasciata qui. Io per lei non sono mai contata nulla. Nulla di nulla. Elisa, non devi dare peso a ciò che ti ha detto Amalia. Come ti ho detto, non è una brava persona, Amalia, se ti ha detto quelle cose. Lizzy. Ok,
Non si è comportata bene, ma ti ha cresciuta e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro, Elisa, con te. Hai dei valori e sei buona. E questo è quello che conta. Lizzie, è vero, se n'è andata lasciandoti qui, ma almeno ora hai noi. Hai la tua vera famiglia e noi ti vogliamo bene. Hai ragione, Giustino. Posso dormire con te stasera? Certo, c'è sempre posto per mia sorella nel mio letto. Posso entrare? È pronto. Vi aspetto di là. Grazie, Giustino. Ero molto triste prima. Ehi, sono tuo fratello. E a me puoi dire tutto. Ci sono io con te. E guai ad Amalia. Domani mi sente. No, ti prego, non dire nulla. Ignoriamolo e basta. No, come vuoi, mi tratterrò. Ma se ti dirà qualcosa di poco carino, nessuno potrà trattenermi. Dai, andiamo a mangiare. D'accordo.